tutti, oggi sono qua per parlarvi della serie di The Sender. In particolare vi parlerò della serie in generale senza fare spoiler nella prima parte di video. Nella seconda invece entreremo un po' più nel dettaglio, perché infatti questo fumetto, edito qua in Italia da Bao Publishing, conta 6 volumi. La storia è stata scritta da Jeff Lemire e disegnata da Dustin Nguyen. Non so quanto costi il primo volume perché è stato un regalo e quindi è coperto, però ad esempio il secondo volume ha un prezzo di 17 euro, così come credo tutti tranne l'ultimo, che ha un prezzo di 18 euro. Eccoli qua tutti i volumi della serie, un bel malloppone pesante. Ho aspettato un po' per parlarvi di questo fumetto perché in realtà l'ultimo capitolo, quello conclusivo, è uscito proprio recentemente. Questa storia è ambientata nello spazio, in un ipotetico futuro molto tecnologico, in cui l'umanità ha sviluppato diversi robot anche senzienti e li utilizza nella vita di tutti i giorni come aiuto. Un giorno però le macchine si ribellano, compaiono improvvisamente dei robot giganti chiamati mietitori, che iniziano a mietere vittime, per l'appunto, quindi a ridurre drasticamente la popolazione umana. In seguito a questo attacco gli uomini hanno deciso di sterminare completamente ogni tipo di macchina, onde evitare che ricapiti in futuro un'occasione del genere. La vera natura dei mietitori rimane ancora un mistero, che potrebbe essere però risolto grazie all'unica macchina sopravvissuta, o comunque una delle pochissime, in particolare questo androide qua, Team 21, un robot dalle sembianze di bambino che è stato progettato per tenere compagnia. Il suo ruolo infatti all'interno di una famiglia era quello di un secondo figlio, fratello di un altro bambino. Il Consiglio Galattico non è però l'unico interessato all'androide Team, che è infatti ricercato anche dalla Resistenza Robotica, dai rottamatori che si occupano appunto di ritrovare i robot rimasti, smontare, rivendere i loro pezzi, ma è ricercato ad esempio anche da un sovrano di un pianeta lontano che vuole assolutamente distruggere tutti i robot. Parte una vera e propria ricerca per questo robot, che si troverà sbalzato da una realtà all'altra, insomma. La particolarità di Team 21 è che, nonostante sia una macchina, ha un'empatia fortissima. È come se fosse un vero e proprio bambino, ha dei sentimenti molto simili a quelli degli esseri umani e in più di un'occasione si rivela essere più umano degli umani stessi. Il confronto fra questa unità e le varie razze aliene porta alla luce diverse domande. Quanto è giusto sfruttare le macchine nella vita di tutti i giorni? Nel momento in cui si creano delle macchine senzienti, come dovrebbero essere trattate? Ci sono diverse domande, comunque, non solo esistenziali ma anche etiche, sull'utilizzo della tecnologia, sul senso di giustizia, famiglia e gli affetti in generale. Quindi non si tratta di una semplice avventura galattica, anche se la parte di intrattenimento è molto presente comunque in questa storia. Ci sono diversi spunti anche più emotivi, anche perché gli autori fanno molta leva sui sentimenti dei loro personaggi, tornando anche nel passato, raccontando quello che è successo loro. Il lettore quindi si può rivedere in questi personaggi, soprattutto può entrare in contatto con loro, provare un po' di comprensione, empatia. Per quanto riguarda i disegni di questa storia, io inizialmente ero rimasta molto spiazzata perché il tratto non è preciso, non è sempre nitido, e questo soprattutto all'inizio mi ha creato un po' di difficoltà. Però allo stesso tempo è un tratto che affascina molto, perché trattandosi di una storia fantascientifica ambientata quindi nello spazio, in cui ci sono diverse macchine e oggetti nuovi, il fatto di aver tutto sviluppato in maniera così meticolosa e precisa va molto in contrasto con quello che è il tratto, che è un po' più impreciso, diciamo. È un tratto molto evocativo che secondo me funziona tanto in alcune tavole che sono, secondo me, artistiche, soprattutto quando si parla ad esempio del passato dei personaggi. Nel bene o nel male le vignette si fondono fra di loro e creano proprio un flusso di immagini, di parole, che io ho apprezzato tanto. Quindi all'inizio sono rimasta un po' spiazzata da questi disegni, ma con il passare della storia sono riuscita ad apprezzarli sempre di più. Un'altra cosa che ho apprezzato tanto è che ci sono molte tavole nere, perché lo spazio è giustamente molto buio e cupo, e poi improvvisamente
improvvisamente ci sono degli spazi invece quasi asettici, totalmente bianchi. Un contrasto, devo dire, molto interessante. Quello che mi ha affascinato di questa storia è innanzitutto l'ambientazione. Io amo le storie spaziali, penso che si capisca anche dalla felpa che indosso oggi. Mi piacciono le storie in cui si ipotizza la vita su altri pianeti, i viaggi nello spazio. E mi è piaciuta molto la riflessione che si fa in questo fumetto sul rapporto uomo-macchina, uomo-sviluppo soprattutto. Perché in più di un'occasione si riflette anche sul cambiamento e sullo sviluppo tecnologico, sulla scienza e le sperimentazioni, la ricerca e così via, e l'ho trovato un argomento molto attuale. Nonostante sia una storia di fantasia, ci sono comunque tantissimi elementi di vita quotidiana e tantissimi spunti di riflessione. La cosa che forse mi ha affascinato di più è però proprio Team 21, il protagonista, diciamo, di questa storia, perché noi vediamo diverse realtà dal suo punto di vista, che è un punto di vista molto vicino al nostro, ovvero di una persona nuova, diciamo, in questo mondo, che si approccia per la prima volta, ad esempio, alla resistenza, al comitato galattico, alla guerra, eccetera. È un personaggio poi talmente innocente, talmente ingenuo in certi punti. Si comporta veramente come un bambino. È quasi l'unica voce umana all'interno della storia e fa un sacco riflettere, perché alla fine è in realtà una macchina. Però è come se desse voce a tutti i nostri dubbi e obiezioni quando si confronta con delle realtà diverse. È un po' la voce della coscienza in alcuni momenti. Ovviamente non è un personaggio perfetto, anzi, però in certi momenti è come se riportasse alla ragione gli altri personaggi della storia. E lui alla fine è il filo conduttore di tante piccole realtà. Quindi è un personaggio che mi è piaciuto tanto. Queste erano quindi le mie impressioni generali su The Sender. È un fumetto che io vi straconsiglio di leggere, soprattutto se vi piacciono le storie ambientate nel futuro, nello spazio, se state cercando una storia che parli di avventura ma che abbia anche dei momenti più emotivi, sentimentali e anche di riflessione. Adesso mi piacerebbe approfondire magari alcuni aspetti degli ultimi volumi, quindi inevitabilmente farò spoiler. Se volete evitare, fermate qua il video, fatemi sapere nei commenti se vi incuriosisce o meno questa storia, se l'avete già iniziata o se magari avete letto qualcosa di simile che mi consigliate. Prima di leggere gli ultimi 3 capitoli di questa storia mi sono riletta i primi 3 proprio perché ho iniziato comunque questo fumetto un po' di tempo fa e volevo avere una visione abbastanza di insieme. I primi 3 volumi, diciamo, che mi hanno entusiasmata tantissimo, anche perché ci sono dei piccoli colpi di scena che comunque non mi aspettavo, come la comparsa del fratello di Tim. Nonostante sia un po' un cliché il fatto che da un rapporto così stretto e confidenziale, intimo, con una macchina, in seguito a un trauma sia diventato esattamente l'opposto, no? Chi dà la caccia alle macchine per distruggerle, è un personaggio che ho trovato molto interessante e che forse avrei preferito venisse approfondito meglio. Mentre il suo rapporto con la cyborg non mi ha fatto impazzire, non ho ben capito il loro rapporto per tutto il fumetto, però gusto mio personale. Diciamo che soprattutto nel quarto volume secondo me ci sono stati un po' di bassi, nel senso non ho trovato il ritmo che c'era all'inizio e alcune grandi scoperte o rivelazioni le ho trovate abbastanza scontate all'interno della storia, ma nel complesso comunque molto interessante, e in particolare gli ultimi 2 volumi mi sono piaciuti tanto, anche se non ho apprezzato tantissimo una cosa che hanno fatto gli autori, ovvero inserire dal quinto volume dei momenti più fantasy. Cioè, a un certo punto Trivella si ritrova su un pianeta paludoso che come scena mi ha ricordato tantissimo Star Wars, in particolare quando Luke Skywalker va da Yoda per farsi allenare e per diventare un vero e proprio Jedi. Cioè, mi sembrava proprio identica come scena e mi è piaciuta, per carità, perché ripeto, hey, a me piace tantissimo Star Wars, quindi questi rimandi, poteva essere anche un omaggio, diciamo, mi è piaciuto, ma non ho ben compreso il voler inserire all'interno di una storia che
fino a volume precedente era strettamente fantascientifica e improvvisamente acquista dei lati più fantasy, che per carità è un mix comunque che mi piace, però non ho ben capito perché inserirlo in questo momento della storia. Mi ha spiazzata, anche perché non ci viene spiegato nulla, viene presentata in questo volume e nell'ultimo non si dà una vera spiegazione della magia, della presenza dei vampiri, dei goblin ad esempio. È una scelta che viene spiegata nell'ultimo volume. Geoff Lemire non era più tanto soddisfatto del finale di Descender, quindi ha deciso di cambiarlo inserendo questo risvolto, diciamo, più fantasy, in modo da proseguire la storia con una nuova serie che si chiamerà Ascender, in cui approfondire il lato fantasy che ci viene introdotto dal quinto volume. E ok, per carità, ci può stare, però cioè, mi è sembrata una scelta fatta esclusivamente per farci un fumetto dopo. Non viene assolutamente spiegato nulla di questo aspetto e non lo so, ma un po' innervosita come cosa, perché per il resto la storia a me è piaciuta tanto e anche il finale non l'ho trovato per nulla affrettato o buttato lì, anzi è un finale abbastanza duro in linea secondo me con quella che è stata la storia, quindi è un finale che ho apprezzato nonostante ci siano comunque ancora dei quesiti aperti. Non sono del tutto convinta della motivazione dei mietitori di attaccare l'umanità dando un avvertimento, perché nel momento in cui vuoi dare un avvertimento non puoi limitarti ad ammazzare le persone e basta, dovresti dare una spiegazione, dovresti dire guardate, questo è un avvertimento, la prossima volta che vi comporterete di nuovo male vi faremo a pezzi completamente. Perché attaccando l'umanità essenzialmente hanno ottenuto l'effetto contrario, invece che imparare dai propri errori gli umani hanno continuato quella strada lì, arrivando a distruggere completamente tutte le macchine. Quindi c'è secondo me un problema di comunicazione sotto questo punto di vista. Però secondo me nel complesso è una serie comunque molto bella, tralasciando quindi questi piccoli errori, diciamo, e qualche momento abbastanza prevedibile. Ad esempio verso la fine c'è questa lotta fra Team 21 e Team 22 che continuano a scambiarsi, per me era prevedibile il fatto che una avesse preso il posto dell'altra, ma perché è uno schema abbastanza ricorrente anche in altre storie. O il fatto che in un certo punto un personaggio sembra morire, ma improvvisamente riesce ad essere salvato, perché comunque si tratta di uno dei personaggi principali, quindi perché farlo morire subito? Insomma, sono piccolezze che non mi hanno disturbata comunque nella lettura, l'ho trovata comunque molto avvincente e io in più di un'occasione mi sono trovata a piangere, perché come dicevo all'inizio il personaggio di Team 21 è estremamente umano nonostante sia una macchina e personalmente trovo commovente il suo rapporto con il fratello, soprattutto il primo volume mi ha spezzato un po' il cuore e anche verso la fine sono rimasta abbastanza commossa. Quindi questo era veramente tutto su Descender. Io adesso li ho piazzati in maniera un po' confusionaria. Comunque fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete terminato anche voi questa serie e in tal caso che cosa ne avete pensato, se il finale vi ha soddisfatti come nel mio caso o se siete rimasti un po' perplessi o non vi ha convinto del tutto. Se vi è piaciuta la mia felpina a tema Star Wars la trovate su Pampling, il link è qua sotto in descrizione. Tra l'altro questa settimana è la settimana del Black Friday, quindi fino a lunedì 26 con il mio codice avrete il 25% di sconto e le spedizioni sono state abbassate ad 1 euro. Ci sono poi diverse offerte sul sito, quindi se siete curiosi dateci un occhio, anche perché oltre a questa felpa di Star Wars ci sono tanti altre felpe, magliette inerenti a libri, fumetti, telefilm e così via. Penso di avervi detto tutto, io spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!